faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi porto un video un po' differente dal solito. Allora, siccome mi sono abbastanza rotti i coglioni di parecchie persone che insinuano trucchi gli account, trucchi contest, trucco la fregna che va ammazza, io non trucco un cazzo ragazzi. Allora, se innanzitutto non porto la procedura che adesso vi farò vedere, non la porto sul canale, come state vedendo il commento di sto coglione, capito? Se non porto la procedura sul canale è perché comunque non vi voglio scassare le palle, però potete anche andare tranquillamente a controllare ciò che io dico, alla fine non vi costa niente. Poi c'è anche questo coglione, giustamente ha risposto al commento di un altro che lui dice che è rosica perché lui ha condiviso su WhatsApp e tutto il resto. Potete anche mettere dislike a sto video, raga, non me ne fotte un benemerito cazzo, capito? Non me ne fotte un benemerito cazzo. Allora, caro Fuzz, che tu mi condividi i video su WhatsApp a me non interessa, a me interessa che tu condividi su YouTube. Poi se tu vuoi condividere su WhatsApp, ben venga, se tu vuoi condividere su Facebook, ben venga. Io non posso venire a verificare i tuoi video su WhatsApp o su Facebook perché non so chi sei. L'unica cosa che posso fare è verificare su YouTube. Quando vado su YouTube, cosa mi trovo? Questo mi trovo. Fuzz, quindi che tu mi dici non sono stato contato o non mi hai contato, abbi pazienza, io ti ho contato, sono venuto sul tuo canale, ma sul tuo canale non c'era un cazzo. Quindi io cosa devo valutare? Io ho detto in un video, che vi lascerò anche in descrizione e in alto a destra dello schermo, vi lascerò anche il collegamento, che bisogna mettere le proprie liste pubbliche, le proprie cose pubbliche, in maniera tale che io posso verificare. Allora, a me non mi entra un cazzo in tasca, ragazzi. Come stai vedendo, Fuzz, guarda l'orario, guarda la data e ancora il tuo canale è chiuso, ancora non c'è nulla da visualizzare. Comunque dicevo, a me non mi entra un cazzo e non state sicuramente a dare retta a sto coglione di merda, che questo è Nether di merda, che viene qui a rompere il cazzo sul canale giusto perché non ha un cazzo da fare e quindi allora viene a farsi le pugnette sul canale mio. Comunque sia, adesso ragazzi vi faccio vedere invece il canale di Virgi, che è stato quello che ha vinto. Ecco come dovete avere il canale, ragazzi, non come lo ha Fuzz o come lo hanno altri del contest che sono stati sorteggiati. Allora, Fuzz ha i video piaciuti pubblici in maniera tale che io posso andare a verificare e verificare tutte le condivisioni che lui ha fatto nell'ultima settimana da quando io ho lanciato il contest. Scusate, lì il PC è un po' lento, con Camtasia era lenta. Comunque, come state vedendo, ragazzi, Virgi ha fatto parecchie condivisioni, la bellezza di 17 condivisioni più o meno, non più o meno, sono quelle le condivisioni, ragazzi, mentre ci sono altre persone che non hanno condiviso un cazzo. Quando io vado sul canale mi dà l'immagine questo canale non ha contenuti, quindi io ovviamente non posso valutare. Questo è quello che io faccio, ragazzi, questo è quello che io faccio, andare nei vostri canali e verificare i vostri video. Non trucco i contest, come dice sto coglione de merda che non sa veramente che cazzo fare. Anzi, e ti aspetto, dammi il tuo ID PSN, come ti ho già detto nei svariati video, e mi hai commentato anche sotto un video, dammi il tuo ID PSN, ti faccio vedere come si gioca GTA. Tu a me mi puoi fare solo una bella sega, ok? Quindi quando avrai la decenza di darmi il tuo ID PSN invece di venire a spammare le tue cazzate sul mio canale, ok? Allora possiamo parlare, allora ti potrò ritenere una persona, capito? Perché tu sei un cretino del cazzo che non capisci un cazzo,
e quindi vai trattato a merda. Sei un fottuto bimbo minchia, leccaculi, perché tra parentesi, adesso non sto qui a dire chi sei tu o cosa fai tu, però sei un leccaculi. Io ho visto parecchi tuoi commenti su YouTube e sei solo che un leccaculi che non vale un cazzo. Quindi evita di stare qui a commentare i miei video. Comunque, ragazzi, torniamo a noi. Allora, la metrica di scelta del vincitore, come avete visto, è questa. Io entro sui vostri canali, controllo se siete iscritti al mio canale, come avete visto, se c'è l'iscrizione, controllo se condividete e quanti video condividete. Non c'è trucco, non c'è truffa, ragazzi. Allora, vi potrei dire che c'è molta più truffa, ragazzi, nel fare un video pre-registrato, ok? Almeno qui ci sono i dati che parlano. Io invece vi potrei dire che c'è più truffa a fare un video pre-registrato, ragazzi, che io sono io e il mio PC. Entro nel sito, metto Camtasia, il mio bel Camtasia, tutto quello che cazzo mi pare a me, e registro dal sito, giustamente, e faccio l'estrazione. Ok? Chi mi dice a me che una volta fatto l'estrazione il nome che esce non mi piace, prendo e rifaccio un'altra estrazione, rifaccio addirittura un altro video? Chi me lo dice che io non possa fare così? Nessuno me lo dice. Allora, se volete fare i precisi, dovete fare le estrazioni live, ragazzi. Quando si fa un'estrazione, si fa in live, ragazzi. Non si fa alla cazzo di cane con un video pre-registrato. Perché io posso dire che tu sei un imbroglione perché fai un video pre-registrato. E come ho già detto, chi mi dice a me che tu, avendo visto il vincitore, hai detto no, questo no, non me va di farlo vincere e prendo e faccio vincere un altro. Quindi, ragazzi, questa maniera che uso io delle condivisioni è la maniera secondo me più giusta per dare a una persona meritevole un regalo, un premio, ragazzi, un premio fedeltà. Io lo chiamo così, un premio fedeltà. E quindi nulla. Questo è il metodo, ragazzi, non c'è trucco e non c'è inganno. Un'altra cosa vi volevo dire, a causa di Rockstar, che molto probabilmente andrà a mettere degli strike su YouTube per tutti coloro che metteranno video di glitch dei soldi e cazzate varie, sto tornando sul mio canale Dailymotion. Vi lascerò il link in descrizione, quindi passate e iscrivetevi. Su questo canale Dailymotion metterò solamente glitch dei soldi, ragazzi, e i contest di GTA. Tutto il resto rimarrà com'è, quindi ragazzi iscrivetevi sul canale. Prima di metterli sul canale, ovviamente metterò un annuncio su questo canale. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.